Esiste un'energia ostile che sembra proiettare la vita dell'uomo verso l'ignoto. Una forza dirompente che disintegra completamente tutto ciò che è conosciuto. E se affrontata passando attraverso dolore e sofferenza, porta con sé una grande ricompensa. Pensammo di fermarci a Sucre, capitale della Bolivia, per apprendere nuove discipline corpo a corpo come la boxe. Cercando però di riprenderci dall'esperienza del Madrid, finimmo per rimanere bloccati in Bolivia oltre i giorni legali di permanenza. Provammo a estendere il visto al confine con il Cile, ma fummo accolti da due brutte notizie: multa e espulsione dalla Bolivia fino all'anno successivo. Come un terremoto che scuote qualsiasi fondamenta, rimaniamo bloccati in territorio cileno. La mappa che porta alla zona zero non prevedeva l'ingresso in Cile, terra tra l'altro molto ostile ai pirati. Nell'immaginario collettivo si tende ad associare il benessere alla disponibilità materiale di un individuo. Nella sua forma più idilliaca, il benessere era solito vissuto come abbondanza, includendo una buona situazione economica e sociale, un ottimo stato di salute fisica e mentale. Abbondante, questo è il Cile in una parola. E se non fosse la pace la base fondamentale della realtà in cui viviamo? E se questa non fosse altro che una tregua tra uno scontro e l'altro? Non si può pensare di risolvere il conflitto interiore cercando di lottare per una pace apparente, per ideali non nostri. La tregua era terminata. A me e Carrara vennero rubate tutte le carte di credito e grazie agli ultimi soldi contanti riuscì a entrare con non poche difficoltà in terra argentina, che economicamente era più favorevole. Tornammo a combattere per ribaltare il flusso negativo, ma era come se fosse già tutto scritto da tempo. Io fui obbligato a rientrare in Italia per 10 giorni, a risolvere la situazione economica di entrambi e alcuni problemi legati alla burocrazia italiana. E Yana Puma, invece, rimase a Buenos Aires a visualizzare i piani futuri. L'eleganza architettonica in puro stile europeo, mescolata alla leggerezza e semplicità nell'apparenza, ne fa di Buenos Aires la città più agli antipodi di qualsiasi altra incontrata nel cammino. Il piacere dell'opposto, che nel lungo periodo però può portare a distrazioni. La strada ci stava chiamando di nuovo. Córdoba era pronta ad accoglierci. Buongiorno scoppiati, siamo in un accampamento vicino a Catamarca, al nord dell'Argentina, e andiamo a vedere come sta la bella addormentata. Questo è il nostro guarda che sacco. Ho premuto, Potete sentire un'ora? Sì. Ah, non ho pensato che sei tornato, non si può chiedere, si sa? Sì, sì, vamos. Abbiamo descansato un po'. Sì. Niente. Ci stanno cacciando dall'accampamento sotto l'albero. Bellissimo.
Dov'è che mi stai portando? Hola. Sono svegliato qua al camping e sono andato a suonare il didgeridoo e ho incontrato questa ragazza, Gianina, che è insegnante di box insieme al suo ragazzo Luca. E sono anche loro accampati qua in mezzo, hanno creato questo ring per allenarsi e ci hanno invitato ad allenarsi con loro. E niente, quindi adesso pum pum. La mano fuerte que tienen. Dopo aver toccato involontariamente quattro nazioni diverse in meno di un mese, l'universo decide di riequilibrare le sorti del gioco, ricompensandoci con l'apprendimento della lotta. Ma massacrato!